avrei, se me lo permetti, una piccola... Prego. Un piccolo pensiero che vorrei condividere insieme a voi, spero un pensiero gradito. Dunque, dovete sapere che Andrea Camilleri mi ha scritto per questi 20 anni una lettera. Mi fa piacere leggerla qui, renderla pubblica qui a Che Tempo Che Fa. Ed è una lettera appunto con cui lui ci in qualche modo ringrazia, siamo noi che ringraziamo e dovremmo ringraziare lui per questi 20 anni. Ve la leggo velocemente. Caro Luca, e chi ce l'avrebbe detto che avremmo festeggiato 20 anni insieme? Ricordo che un giorno mi telefonasti chiedendomi spiegazioni sul personaggio e il modo migliore per interpretarlo. Io ti risposi picche, dicendoti che eri così bravo che avresti saputo trovare da solo il modo migliore per rendere la figura del commissario. E infatti ci sei pienamente riuscito. Ricordo l'entusiasmo del mio editore, Elvira, il coraggio del nostro produttore Carlo, l'acume di Max e la passione di Alberto. Ma bando ai ricordi melensi. Mi si chiede di fare un bilancio di questi primi 20 anni perché sappi che ne seguiranno altri. Io ho diversi romanzi di Montalbano nel cassetto. E credimi, la mia prima reazione è un sorriso, entusiasmo. Certo, io sono l'autore, ho scritto i miei libri tranquillo nel silenzio del mio studio, senza i problemi del set, i trucchi, i parrucchi, il freddo, il caldo, ma credo davvero che tutti voi, a partire da te, caro Luca, mi avete fatto un regalo nel rendere il mio Montalbano più vero. E non è solo una questione di magistrale recitazione, di location mozzafiato, di regia esemplare, di sceneggiatori attenti e intelligenti. Voi siete riusciti a costruire attraverso la squadra un mondo reale, un mondo fatto di amicizie, di sentimenti, di giustizia e di amore. Così vero e reale che spesso è parallelo al mio Montalbano di carta, ma non per questo meno autentico. Io ho davvero voglia di ringraziare te, la Rai e tutti quelli che in questi 20 anni hanno creato questo mondo televisivo, perché hanno regalato al mio personaggio una vita vera, perché anche grazie a questo io ho potuto continuare a scrivere e a raccontare cosa stava succedendo, perché tu, caro Luca, te ne sarai accorto che in questi 20 anni noi non abbiamo fatto altro che raccontare l'Italia. Abbiamo vissuto e riportato quello che stava accadendo nel nostro paese. Talvolta Montalbano è riuscito in qualche modo a fare, come si dice, giustizia. Altre, e forse sono le più numerose, si è dovuto arrendere davanti alla incapacità sua e della stessa Italia di poter dire la verità. Credo che in questo risieda il successo del nostro Montalbano, dell'essere davvero uomo, nell'essere quanto di più lontano da un eroe e quanto di più vicino al padre che tutti vorremmo e che forse in qualche modo abbiamo cercato di avere. Tutti noi abbiamo inseguito nella nostra vita una figura simile, una figura giusta. Ecco, finisco, che temo di fare come i vecchietti che si perdono nelle loro memorie. Torno a scrivere che preferisco usare il mio tempo per una nuova storia del commissario di Vigata, ma ti prego, prenditi il mio abbraccio e allargalo a tutti coloro che ci hanno permesso di vivere un'avventura così straordinaria, lettori e spettatori compresi. Andrea. Ad Andrea Camilleri. Grazie a Cesare Bocci. Grazie. A Peppino Mazzotta. A Sonia Bergamasco, ad Angelo Russo e a Luca Zingaretti. Ci vediamo domani sera, l'altro capo del filo, Rai 1, una nuova storia del commissario Montalbano. Grazie, grazie, grazie. Grazie Luca, grazie a tutti. Di nuovo.